Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli domandarono a Gesù: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Questo testo breve segue immediatamente dopo il contesto della trasfigurazione, dove si parlava appunto del profeta e insieme a Mosè anche del profeta Elia. E i discepoli giustamente pongono questa domanda: perché gli scribi parlano di un Elia che deve venire. E Gesù, facendo riferimento proprio a Giovanni Battista, dice: quell'Elia è già venuto, quando verrà ristabilirà ogni cosa, consegnerà alcune indicazioni importanti, in questo senso perché prepara la venuta come precursore, prepara la venuta del Messia e indica alcune cose. Verrà, questo verbo che ricorre tantissime volte in questo tempo di avvento, facendo riferimento a Cristo, colui che verrà, colui che è già venuto e colui che viene sempre nella nostra vita. In questo senso si parla anche di Giovanni Battista, la sua figura che prepara la venuta del Messia, prepara affinché ci sia un popolo ben disposto. In questa domenica abbiamo sentito anche la figura di Giovanni Battista, che presenta un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, cioè parla di conversione, che vuol dire anche convertirsi sempre nella nostra vita, perché la conversione sia veramente reale, sia veramente sincera e concreta nella nostra vita. Convertire vuol dire anche cambiare direzione. Se per caso stessimo percorrendo la direzione non adeguata, di prendere quella direzione corretta, quella direzione adeguata. Oppure vuol dire anche conversione, ritornare verso la propria origine, verso la propria verità. Oppure conversione vuol dire anche convergere la nostra vita su qualcosa o verso qualcosa, o meglio ancora convergere la nostra vita verso qualcuno, verso Gesù Cristo. E Giovanni Battista ristabilisce la nostra esistenza affinché riconosca questo e annuncia questo battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Perdono e peccati. Il peccato non è l'ultima parola, non è la verità della nostra vita. L'ultima verità è che noi siamo perdonati. Dio ci perdona sempre. E in questo senso Giovanni Battista ci ricorda questo, di preparare la via del Signore, di raddrizzare i sentieri affinché possiamo essere aperti al Signore che è venuto, che verrà e che viene sempre nella nostra vita, soprattutto in questo tempo di avvento in cui lo ricordiamo come il veniente di sempre e per sempre verso la nostra vita, verso la mia vita. Sia lodato Gesù Cristo.